Nel contesto dell'allarmante caso della scomparsa di Kimberly Bonvissuto, un'altra vicenda simile ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La 35enne Sara Tommasini, fuggita dall'ospedale di Muraglia senza lasciare tracce dal 17 novembre scorso, è stata ritrovata grazie all'intervento tempestivo dell'esercito italiano. Dopo che i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa e diffuso un appello, le forze dell'ordine avevano girato la descrizione della donna alle autorità locali e alle forze armate. Fortunatamente, sono stati i militari schierati per l'operazione Strade Sicure a individuare Sara. La donna è stata riconosciuta e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Sara, indossante una felpa blu con cappuccio e un pantalone della tuta grigio, era priva di cellulare e denaro al momento della fuga. Nonostante l'assenza di mezzi di comunicazione, sono stati gli eroi dell'esercito italiano a riportare la donna sana e salva, consegnandola alle cure del 118. Il padre, che aveva lanciato l'allarme sulla scomparsa della figlia, ha potuto riabbracciarla dopo che Sara è stata affidata alle cure mediche. Secondo il genitore, cercare di fermare e convincere la figlia a tornare in ospedale sarebbe stato inutile. La vicenda ha avuto un lieto fine, a differenza di altri casi recenti, portando sollievo ai familiari di Sara Tommasini e chiudendo il capitolo della sua scomparsa volontaria. Si spera che nelle prossime ore si possano conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia intera. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.